Edizione speciale di TG Salute e dintorni, il telegiornale dell'ospedale Santa Croce Calle di Cuneo dell'ASL Cuneo 1, interamente dedicato all'emergenza coronavirus. In apertura vediamo il messaggio del direttore generale dell'ospedale di Cuneo, Corrado Bedogni, che spiega il perché dei provvedimenti che hanno riorganizzato in queste settimane il Santa Croce Calle, così come gli altri ospedali cunesi. Sospensione di tutte le prestazioni tranne quelle in classe U urgente e in classe B brevi e limitazioni alle visite di parenti e amici ai ricoverati. Questi provvedimenti hanno un solo scopo, quello di rendere il nostro ospedale il più immune possibile da eventuali fortuiti ingresso di pazienti infetti, in maniera di salvaguardare la salute dei cittadini in primo luogo, ma anche dei dipendenti che devono essere sempre pronti ad intervenire contro questa malattia. Quindi sono solo misure di prevenzione primaria che si rendono necessarie per poter garantire al nostro ospedale l'operatività piena come sta facendo da sempre e continuerà a fare. Il momento è sicuramente difficile, dobbiamo avere pazienza, consapevolezza e soprattutto fiducia. Grazie a tutti. E rimaniamo a Cuneo per triage e passaggio da Corso Monviso per il pronto soccorso, così come per quello pediatrico e per quello ostetrico. Ecco come l'emergenza ha cambiato gli accessi in ospedale. La tenda che vedete alle mie spalle è la tenda che è stata installata secondo le indicazioni dell'unità di crisi della protezione civile, è una tenda che consente di fare un triage prima dell'arrivo in pronto soccorso. Si fa uno screening che è volto ad evidenziare eventuali condizioni di rischio per l'esposizione al coronavirus. In questo caso l'operatore, quindi, che accoglie il paziente, lo sottopone a un'intervista cosiddetta anamnestica, in cui si raccolgono appunto dati di eventuale esposizione a rischio, viene misurata la temperatura corporea, se si ravvisano delle condizioni di rischio per una possibile esposizione al coronavirus, questo paziente viene accompagnato in un percorso dedicato e protetto, separato da quello del normale pronto soccorso ed avviato poi per ulteriori approfondimenti. A Ceva il pronto soccorso è stato chiuso temporaneamente per liberare medici e personale sanitario da destinare all'emergenza coronavirus. Chi avesse necessità di cure urgenti può chiamare l'112 e, se necessario, rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale di Mondovì. Rinviati gli esami di screening di primo livello in tutti i centri della provincia di Cuneo del programma Prevenzione Serena. Restano invece confermati gli approfondimenti diagnostici di secondo livello, cioè i controlli effettuati dopo che i primi esami avevano evidenziato degli elementi sospetti. Dalle sale operatorie Covid-19 di Saluzzo arriva un messaggio da parte degli operatori sanitari che sono in prima linea. Dicono grazie a chi dona e a chi resta a casa. Ciao dalle sale operatorie Covid di Saluzzo, vi vogliamo ringraziare per tutti i mezzi di conforto che ci state inviando in questo momento, a partire da cibo e da tutti i messaggi di solidarietà che ci state inviando. Come sapete la situazione non è delle più semplici, un modo fondamentale per aiutarci è stare a casa, quindi rispettate le regole che vi vengono inviate, state a casa in modo tale da non vederci vestiti in questo modo. Grazie! Ciao! Riorganizzazione anche nelle oncologie. Quella di Saluzzo è stata trasferita al primo piano dell'ospedale di Savigliano, l'ex ginecologia, per garantire la massima sicurezza ai pazienti oncologici, dato che il nosocomio di Saluzzo è stato rimodulato per ospitare pazienti positivi al Covid-19. A Cuneo invece i pazienti trattati con farmaci orali riceveranno una fornitura per 2 mesi. Gli oncologi valuteranno caso per caso quelli sottoposti a chemioterapia iniettiva. Negli ambulatori sono garantiti gli accessi per le prime visite e i controlli vengono anticipati da un triage telefonico per capire chi effettivamente deve accedere in ospedale. L'attività di degenza non cambia.
E sono senza sosta le donazioni che arrivano a Ospedale Santa Croce Carle di Cuneo, anche alla Fondazione e negli altri ospedali dell'ASL CN1. Singoli, gruppi, enti, associazioni che mandano fondi, aziende che donano materiale, commercianti, artigiani che sostengono il personale sanitario con cose buone da mangiare. Una solidarietà che non ha confini e che sta travolgendo d'affetto chi è in prima linea per combattere per la salute di tutti noi. Questo è un messaggio di ringraziamento che l'azienda ospedaliera Santa Croce Carle vuole fare a tutti coloro che in questi giorni difficili ci hanno sostenuto con le loro donazioni. Vedete alle mie spalle una piccola parte dei materiali che sono stati donati da tutti voi all'azienda ospedaliera e che ci hanno consentito di lavorare, di far lavorare tutti i sanitari in estrema sicurezza. Un ringraziamento particolare quindi alla Regione Piemonte con le sue dotazioni e inoltre a tutti coloro, tra cui i privati, le aziende, gli enti, le associazioni, i commercianti e gli artigiani che ci hanno fatto queste donazioni. Grazie a tutti. Pur nell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo non si è fermata neanche la generosità dei donatori di sangue. Il bisogno c'è sempre e per la sicurezza di tutti è necessario prenotare. Buongiorno a tutti, sono Marco Lovenzi, ho la responsabilità dei servizi personali di Cuneo, Mondovia Savigliano. Prima di tutto vi ringrazio per questi giorni. Ci avete dato una grande mano, siete stati eccezionalmente disponibili, voi e le vostre associazioni. Abbiamo ricostituito le scorte e stiamo riuscendo a garantirci un supporto di sangue anche per i giorni futuri, perché avremo bisogno di sangue ancora per molti altri giorni ed è assolutamente importante avere il più possibile la garanzia che tutti i giorni ci saranno i donatori. È per questo motivo che abbiamo aumentato il numero dei posti a disposizione su prenotazione e vorremmo che prima di donare tutti i donatori ci telefonassero per prenotare. Vi volevamo anche dire che è possibile venire a donare ed è possibile uscire di casa perché siete assolutamente giustificati se venite a donare il sangue. Noi teniamo traccia di tutti i donatori che si sono presentati, al bisogno possiamo dimostrare che siete stati qui. Nel centro prelievi di via Carlo Boggio a Cuneo ingressi contingentati e orario ampliato per evitare assembramenti. Sarà aperto dalle 7 alle 12 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 11 il sabato. Il ritiro dei referti, oltre che in farmacia, potrà avvenire anche agli sportelli dalle 7 alle 15 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 12 il sabato. Il Trauma Center Psicologico dell'ospedale Santa Croce Carle ha attivato una rubrica che si chiama Spazio Antivirale per dare consigli nella gestione dello stress da coronavirus. Inoltre gli psicologi sono anche impegnati in consulenze telefoniche allo 0171 64 11 36 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. La rubrica Spazio Antivirale nasce per voi cittadini e per i degenti nei nostri reparti ospedalieri ed è il nostro modo di esservi vicini e di sostenervi in questo momento di stress legato all'isolamento da coronavirus. Ogni giorno ci sarà un video fatto da uno di noi psicologi del Trauma Center del Santa Croce e un post in cui cerchiamo di proporvi uno spunto di riflessione o un'attività per vivere in modo resiliente la vostra giornata. E chiudiamo con una bella notizia che arriva da Mondovì. Culle piene al tempo del coronavirus. A metà marzo il Regina Montis Regalis ha infatti registrato un più 25% di nascite rispetto allo stesso periodo del 2019. E questa era la nostra ultima notizia. Come sempre potete continuare a seguirci con aggiornamenti in tempo reale sui social network di ASL CN1 e di Azienda Ospedaliera Santa Croce Carle di Cuneo, cioè Facebook e Instagram. E se volete potete scriverci a ufficio.stampa@aslcn1.it. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima edizione di TG Salute Dintorni.